Se vuoi partecipare anche tu alle mie Money Lobby, iscriviti al canale con la campanella attiva su tutte. Poi devi lasciare like a questo video, è molto importante. E infine devi commentare nei commenti, in questo caso più volte, il tuo ID o di PS4 oppure di Xbox One oppure PC. Devi commentare nei commenti il tuo ID, così ti potrò invitare nelle sessioni private dove dropperemo i soldi a tutte le persone iscritte al canale con la campanella. E benvenuti a tutti in questo nuovo video qui Fobi, che oggi siamo qui in un nuovo glitch su GTA 5 Online, dove oggi vi mostrerò come ottenere i milioni in solo per tutte le piattaforme PS4, Xbox One e PC grazie a questo glitch veramente fantastico. Inoltre, se anche voi volete ottenere un account moddato totalmente gratis, ho attivato un contest dove regalerò esattamente 50 account moddati. Se anche voi volete partecipare, eseguite questi passaggi, iscrivetevi al canale con la campanella, lasciate like a questo video, commentate con i vostri ID nei commenti con la vostra piattaforma e guardate questo video fino alla fine. Mi raccomando, non mentite, perché controllerò in questo caso tutte le persone se avranno eseguito tutti i requisiti al 100%, e in questo caso regalerò questi account moddati alle persone iscritte al canale. Comunque, noi iniziamo subito con questo glitch per ottenere i milioni, quindi è veramente molto molto semplice. Come prima cosa dovrete andare, come vedete qui, davanti a una macchinetta, come vedete, della Coca-Cola. Una volta che sarete qui dovrete esattamente bere per 3 volte, come vedete qui la Coca-Cola, la bibita, esattamente per 3 volte, quindi fate molta attenzione per 3 volte per iniziare con il glitch, per in questo caso glitchare il gioco. Mi raccomando, fate sempre questi glitch qua nelle sessioni ad inviti per non rischiare nessun ban, visto che sono dei glitch potenti. Per questo caso, questo glitch potete ottenere 1 milione di dollari veramente in pochissimo tempo, in pochissimi minuti. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale con la campanella se non l'avete ancora fatto per nuovi glitch ogni giorno su GTA 5 Online e lasciate like a questo video. Comunque, una volta che avrete in questo caso bevuto le bibite, cosa dovrete fare? Dovrete in questo caso uccidere un PNG, in questo caso un personaggio. Una volta che avrete preso i soldi, cosa dovete fare? Dovete in questo caso suicidarvi con un bazooka oppure con una bomba adesiva. Una volta che avrete fatto questo passaggio, subito, appena respawnerete, come vedete in questo caso in spiaggia, dovete respawnare, dovete chiamare come contatto Gerald. Una volta che in questo caso sarete andati qui su Gerald, cosa dovrete fare? Dovete richiedere un'attività da Gerald e successivamente dovete avviarla. Inoltre, raga, condividete questo video con tutti i vostri amici per mostrare anche a loro questo glitch veramente fantastico, visto che è funzionante per tutte le piattaforme, quindi fatelo fare anche ai vostri amici. Se non vi funziona la prima volta, fatelo più volte, visto che sono dei glitch anche che vengono patchati alla velocità della luce e successivamente sono dei glitch che in questo caso serve un po' di manualità e bisogna essere veloci, in questo caso in delle parti dei glitch. Quindi mi raccomando, guardate questo glitch fino alla fine per questo caso funzionarvi. Comunque, una volta che sarete spawnati, come vedete qui, sono nella spiaggia, prendete un veicolo e ora dovete andare in un ATM, in questo caso a glitchare i soldi, perché come vi ho detto, raga, con questo glitch potete ottenere esattamente 1 milione di dollari, quindi potete ottenere 1 milione di dollari in veramente pochissimo, in 5 minuti, in pochissimo tempo con questo money glitch, e potete farlo quante volte volete, quindi più soldi fate più volte lo fate, quindi più volte lo fate più soldi potete ottenere veramente velocemente. Una volta che saremo qui davanti all'ATM, cosa dovremo fare? Come prima cosa dovete depositare tutti i soldi che avete in contanti, mi raccomando, importantissimo. E ora dovete andare su preleva e prelevate al massimo dei vostri soldi. Una volta fatto, lo depositiamo al massimo dei nostri soldi. Successivamente, preleviamo di nuovo il massimo dei soldi. Successivamente dovremo andare nel registro attività, cerchio, registro attività. Successivamente deposita e depositiamo in questo caso tutti i soldi, in questo caso come vedete in banca nell'ATM. Una volta che avrete fatto questi passaggi, prendete una bomba adesiva, la piazzate qui e fate molta molta attenzione. Ora cosa dovete fare? Mentre cambiate sessione, una volta che in questo caso vi apparirà il messaggio, dovete spammare velocemente freccia destra, così almeno esploderà la bomba adesiva, in questo caso vi porterà nell'offline di GTA 5 Online. Quindi mi raccomando,
Fate questo passaggio qui velocemente, perché ho rifatto questo glitch in questo caso due volte. La volta prima in questo caso non ero molto veloce a far esplodere la bomba e non mi ha funzionato. Quindi fate molta attenzione a questo passaggio qui. Comunque, una volta che vedete che saremo respawnati nell'offline, va bene qualsiasi personaggio, in questo caso Michael, Franklin e Trevor. Una volta che saremo qui, cosa dovremo fare? Dovremo andare su option, impostazioni, selezionare mira manuale. Una volta che avremo messo la mira manuale, andiamo su option online, gioca al GTA online e facciamo vai e sessione ad inviti. Quindi selezioniamo sessione ad inviti. Quindi come vedete eccoci qua. Ora ci porterà nella sessione ad inviti. In questo caso la Rockstar Game ci dovrà regalare $1 milione nel nostro account grazie a questo trucco, glitch, come lo volete chiamare. Veramente veramente molto semplice da eseguire in pochissimo tempo. Quindi vediamo se ci ha funzionato questo glitch. E boom raga, congratulazioni, sei stato ricompensato con $1 milione e altri articoli di gioco. Quindi come vedete il glitch ha funzionato al 100%. Mi raccomando, iscrivetevi al canale con la campanella, perché ogni giorno uscirà un nuovo glitch su GTA 5 Online. Lasciate like e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Phobic, bella raga.